Dopo 5 giorni dall'approvazione del governo è arrivato solo questa mattina al Quirinale il decreto legge che limita l'azione delle ONG. Un ritardo dovuto forse alle ultime limature. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha già firmato. Da oggi dunque le organizzazioni non governative che hanno duramente contestato il decreto potranno effettuare solo un salvataggio per volta. Dovranno poi chiedere subito alle autorità italiane un porto sicuro che non è detto sia il più vicino e che dovranno raggiungere senza alcun ritardo. Se non seguiranno le procedure, nessun reato penale, ma sanzioni amministrative dai 10.000 ai 50.000 euro. Fermo per 2 mesi dell'imbarcazione, in caso di recidiva scatta la confisca. La prima applicazione delle nuove norme è già stata sperimentata questa mattina, con una eccezione. La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha infatti subito comunicato il salvataggio la scorsa notte di 41 migranti, effettuato su richiesta del Centro Coordinamento Soccorsi. Un'operazione molto complicata perché i soccorsi sono arrivati quando il barcone si era già capovolto. Le autorità hanno subito assegnato come porto sicuro quello di Taranto, ma hanno anche chiesto alla Geo Barents di trasbordare da una nave mercantile altre 44 persone. Un compito in questo caso che non è stato considerato un secondo salvataggio. Ora l'imbarcazione con 85 migranti a bordo è diretta a Taranto. Ci vorranno 2 giorni per raggiungere il porto di sbarco. Ma come ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, i salvataggi da parte delle ONG rappresentano solo il 12% di quelli totali, che nell'anno appena trascorso hanno raggiunto una cifra altissima, 104.000 migranti sbarcati in Italia, senza sosta. Ieri solo a Lampedusa sono arrivate 10 imbarcazioni, ritmi che rendono l'hotspot sempre affollatissimo, nonostante i continui trasferimenti in altre strutture. Questa mattina nel centro di accoglienza ci sono oltre 800 persone contro un limite massimo di 400.